to all our brethren to receive the most worshipful, the Grand Master. Ritengo che sia evidente, fratello Franklin, che tutti gli uomini sono creati uguali. Certo, fratello Washington. Tutti i massoni si incontrano come uguali e noi abbiamo un'opportunità di creare una nazione con la vera essenza della moralità massonica. Potrebbe essere stupefacente e simbolico, non credete? Vorreste mettere l'occhio che vede tutto sulle nostre banconote in futuro? Voi pensate che sto andando un po' oltre? Per favore, non fatemi domande come questa, fratello Franklin. Sapete che non posso raccontare bugie. Ma dai, fratello Washington, tutti quanti mentono occasionalmente, di sicuro, specialmente i politici. Non io, nemmeno in un fatto alternativo. Dobbiamo essere tutti consapevoli delle fake news. Le persone possono essere libere di pensare quello che gli piace, così come noi non abbiamo la polizia corrotta nella nostra società, la prima pietra della nostra nuova nazione costruita su tutti questi principi a cui teniamo. I piani per le nostre nuove città, le capitali, hanno già dei veri campi massonici. Il candidato dell'iniziazione dell'ordine, desidero fare una breve introduzione su alcuni dei nostri misteri. Questi due gentlemen hanno fondato un'intera nazione, fondata sui nostri principi. Abbiamo delle grandi promesse per la nostra nuova nazione. Mi chiedo se altri presidenti dopo di me saranno massoni. Ce ne saranno molti! E come i massoni saranno inseriti nella cultura americana, l'occhio si troverà sulle banconote. Oh, signore. Questi principi sono un regalo dei nostri fratelli francesi. Un regalo che sarà il faro di benvenuto per i poveri e gli oppressi. Questa è la statua che vi doniamo. È un po' piccolina, no? Oh, questo è un modello. Quella vera è più grande. Molto, molto più grande. La chiamo la libertà illuminante del mondo. Interessante. L'America genererà molti grandi americani da diversi ceti sociali, da molti campi differenti, e molti saranno dei massoni. Saranno massoni. Sportivi. Attori. Scrittori. Soldati. Registi. Uomini d'affari. Inventori. Astronauti. Ma sulla Terra cos'è un astronauta? No, non ci sono. Non riesco a seguire. Non sono sulla Terra, si trovano nello spazio. Infatti il fratello Buzz Aldrin è stato il secondo uomo che ha camminato sulla superficie della Luna. Questa è la cosa migliore che ho sentito stasera. Che un massone abbia camminato sulla Luna? L'uomo sulla Luna è incredibile. Ma non scordate i musicisti. Non dimenticate i musicisti. Freemasonry has burned as a blazing fire through the last three centuries. As permanent master of these three lodges, I now call on my deputy masters. Most Worshipful Grand Master,
on behalf of the brethren of Royal Somerset House, Most Worshipful Grand Master, our ceremonies and forever remind us of our incomparable heritage and the birth of organized Freemasonry, stressing the deep and sincere loyalty and affection felt by the brethren of the United Grand Lodge of England for their Grand Master. We leave the Royal Albert Hall even more proud of our ancient institution. Most Worshipful Grand Master, I humbly ask you to complete the initiation of this worthy candidate for Freemasonry. I hereby read the text of a letter sent today to Buckingham Palace. May it please your Majesty, we, the representatives of over 200,000 Freemasons under the United Grand Lodge of England, most respectfully express our continuing loyalty to your Majesty's throne and person in this, the 66th year of your long and distinguished reign. His Royal Highness the Duke of Kent, as our much loved and greatly respected Grand Master. We humbly thank God for preserving our order and fervently pray his blessings on your Majesty, so that our loyal devotion to your Majesty may long continue. Given at Royal Albert Hall this 31st day of October, Anno Domini 2017. Her Majesty has been pleased to reply in the following terms. The Queen has asked me to thank you for your kind letter of loyal greetings on behalf of the representatives of the Freemasons under the United Grand Lodge of England, which are being celebrated on the 31st of October at the Royal Albert Hall. Her Majesty appreciated your thoughtfulness in writing as you did. I had the pleasure of meeting 136 Grand Masters visiting from overseas at Freemasons Hall yesterday. Today, though, we are a meeting of more than 4,000 gathered from all around the world, from our own constitution and beyond. When the global Masonic family comes together to celebrate our past and to renew our own pride and confidence in and enthusiasm for Freemasonry. An advocate for the craft all over the world, continuing three centuries of distinguished royal tradition at the very heart of English Freemasonry. To order, brethren! To order, brethren, to receive the most worshipful, the Grand Master!